Insomma, Gabriele, finalmente sole. Come è stato oggi fuori per Iris Essential? Oggi giornata media, abbiamo fatto nella prima prova purtroppo ultimi. Cosa è successo? Abbiamo fatto una bella partenza, il vento era molto ballerino e molto rafficato con onda un po' lunga e anche un po' incrociata. E la barca, devo essere sincero, di Bolina non andava tanto bene. Per cui abbiamo girato la boa con una sola barca dietro, poi abbiamo fatto qualche errore in manovra e insomma non è andata bene. Invece la seconda il vento è aumentato, è spianato un po' il mare e il nostro timoniere Roberto, che è l'armatore della nostra barca, si vedeva che era molto più confidente a timone e abbiamo finito terzi, che diciamo è un buon risultato, quindi abbastanza contenti. Tracciando un bilancio di questa trasferta catalana, manca ancora una giornata, però insomma dei numeri già ci sono, si può tentare di tracciare un bilancio fin qui? Sì, sono state regate abbastanza difficili dal punto di vista della conduzione della barca, perché è arrivato questo fronte da est, da 90 gradi il vento, con onda molto grossa, molto formata, per cui era molto importante non tanto... chiaramente le scelte del bordo erano importanti, ma la conduzione della barca era la cosa più importante e per Roberto, come per tutti i timonieri, è stato molto faticoso, per cui diciamo abbiamo avuto delle difficoltà in quello. Madrid ha fatto un ottimo campionato, credo che sta vincendo con un bel po' di punti di vantaggio, seguono Calero e Iberdrola, insomma, e noi siamo subito a ridosso.